Cari amici, vorrei invitarvi al modulo di teologia della Scuola di Filosofia Cristiana che inizierò il 20 aprile prossimo con 6 dirette alle ore 18 del pomeriggio. Il modulo di teologia rientra nel progetto mio e del nostro osservatorio. Di una formazione completa al quadro della filosofia cristiana. Dopo aver sviluppato il modulo di ontologia e poi quello di gnoseologia, adesso siamo arrivati alla terza fase del ciclo, appunto il modulo di teologia. Cosa possiamo conoscere con la nostra ragione di Dio? Quello che possiamo conoscere con la nostra ragione, come si collega con il dato della rivelazione? E l'ateismo, cioè la negazione della possibilità di conoscere alcunché di Dio. Da dove nasce? Che storia ha? Produce degli argomenti? Oppure è semplicemente un errore? La filosofia moderna, mentre la filosofia classica e cristiana era teista, la filosofia moderna è essenzialmente invece atea. Perché è atea? Qual è il punto di partenza della filosofia moderna atea? E poi, possiamo noi stare senza il riferimento conoscitivo a Dio salvatore, ma anche a Dio creatore? Possiamo, fare a meno di questo concetto che unisce la ragione e la fede, il concetto della creazione? Se non c'è, se non possiamo dire qualcosa sulla creazione, dove troveremo il fondamento dell'ordine delle cose? E se non c'è un ordine delle cose, su cosa fonderemmo le leggi, l'autorità, la stessa autorità politica? Se non c'è un ordine delle cose, le nostre relazioni umane, la nostra vita comunitaria, l'etica pubblica, oltre che l'etica privata, su cosa potranno fondarsi? Ecco, cari amici, alcuni spunti, che ho preso dai titoli dei 6 incontri del modulo per cercare di mostrarvi l'importanza di queste riflessioni. Del resto, chi ha seguito i 2 precedenti moduli, quello circa l'essere, l'ontologia, e quello circa il conoscere, la gnoseologia, ha ben visto che alla fine tutti i discorsi portavano lì, cioè portavano al fondamento assoluto, portavano a Dio. Ecco perché il terzo modulo riguarda la teologia ed è di tutti i 6 moduli della scuola di filosofia cristiana, senz'altro quello più importante e quello principale. Chi può accedere all'iscrizione? Chi può frequentare? Tutti possono frequentare. Certamente il modulo di teologia è pensato soprattutto per coloro che hanno seguito i 2 precedenti moduli, però possono iscriversi tutti, può iscriversi anche chi adesso in primavera ha seguito il nuovo modulo di ontologia nel frattempo lanciato e già realizzato. Voi sapete che i nostri moduli possono essere poi rivisti, quindi chi si iscrivesse anche ex novo per la prima volta alla Scuola di Filosofia Cristiana per assistere a questo modulo di teologia può ricevere i moduli anche precedenti, quindi a mettersi al passo con il percorso. Quindi vi aspetto mercoledì 20 aprile alle ore 18 per iniziare insieme questi 6 nuovi incontri del nostro modulo di ontologia. Grazie, arrivederci.